Si parla molto in questi giorni della necessità di accorciare il nostro ciclo di istruzione e quindi di far uscire i nostri ragazzi, i nostri studenti a 18 anni di età. In effetti, per me la cosa è molto corretta perché ci sono due ragioni. La prima ragione è che i nostri studenti ormai sono già maggiorenni a 18 anni, quindi è inutile tenerli all'interno di un ciclo di istruzione. La seconda ragione è che in quasi tutti i paesi europei o ad alto sviluppo il secondo ciclo di istruzione termina ai 18 anni di età e quindi loro, i nostri studenti, si troverebbero indietro rispetto ai loro colleghi. Quello su cui non sono d'accordo è sul taglio effettuato così, ex abrupto, proprio perché questa dovrebbe invece costituire un'occasione per ripensare totalmente l'intero ciclo di istruzione. Naturalmente ripensare l'intero ciclo di istruzione richiede tempo, richiede un governo forte, richiede lungimiranza, non si può fare così. Anche perché bisogna considerare che sono ormai 10 anni che la nostra scuola è sempre sottoposta a continue modifiche, a continue iniziative normative, per cui anche l'iniziativa migliore la nostra scuola non la sopporterebbe. Quindi ci vuole un processo lungo che duri alcuni anni e che abbia obiettivi precisi per quello che riguarda la terminalità. La mia proposta è la seguente: io ritengo che la scuola dell'infanzia possa avere una durata di 2 anni, cioè dai 3-4 anni fino ai 4-5 anni. Io so benissimo che tutti gli amici che sono per la scuola dell'infanzia e che hanno lavorato per la scuola dell'infanzia da tanti anni sono contrari a questo tipo di proposta perché ritengono che la riduzione di un anno nella scuola dell'infanzia sia non deleteria, ma insomma sia nociva per quello che riguarda lo sviluppo di un bambino. Però ecco, secondo me riuscire a generalizzare, a rendere obbligatorio una frequenza a partire dai 5-6 anni di età sarebbe estremamente importante. Non si tratta di anticipare il leggere e lo scrivere 5 anni di età, non è questo il problema secondo me. I nostri maestri e i nostri insegnanti sono abbastanza maturi per capire come e dove però bisognerebbe agire per fare iniziare i nostri bambini a leggere e a scrivere. Quindi vorrei avere un quinto anno di età, un quinto, sesto anno di età, in cui però sia possibile cominciare, diciamo, ad abituare i nostri bambini a avvicinarsi alla lettura e alla scrittura, indipendentemente, diciamo, da obiettivi estremamente rigidi. Questo per rendere, diciamo, come si può dire, fruibile e morbido questo passaggio da una scuola rigidamente per l'infanzia ad una scuola nella quale invece si comincia ad entrare nel merito del leggere, lo scrivere, del far di conto, eccetera. Quindi iniziare un primo ciclo di istruzione a 5 anni di età e far terminare questo primo ciclo di istruzione a 15 anni di età, tenendo conto che poi si adempierebbe così all'obbligo di istruzione. Come sappiamo, abbiamo innalzato l'obbligo di istruzione da 8 a 10 anni e quindi cominciando l'obbligo di istruzione a 5 anni di età terminerebbe al 15° anno di età. Teniamo conto quindi abbiamo 10 anni. All'interno di questi 10 anni, io ritengo che sia estremamente possibile, organizzando, diciamo, una programmazione didattica ed educativa fin dal quinto o sesto anno di età, e sapendo che si dispone di 10 anni di età per far raggiungere ai nostri bambini, ai nostri ragazzi, che ormai hanno 16 anni, quelli che sono gli obiettivi terminali, le competenze terminali dell'obbligo di istruzione. Teniamo conto che attualmente, per quello che riguarda il nostro obbligo di istruzione, a 16 anni di età, in effetti nelle scuole d'Italia non succede quasi nulla. O ci sono adempimenti formali, perché quello che conta in effetti è più, diciamo, la prospettiva del quinquennio che non la terminalità del biennio dell'obbligo di istruzione. Con questa mia proposta, invece, noi avremmo che a 15 anni di età i nostri ragazzi conseguirebbero quelle competenze di cittadinanza e culturali che sono previste dal decreto legislativo, no, dal decreto ministeriale 139-2007. Ecco, terminerebbe l'obbligo di istruzione e considererei anche che gli ultimi 2 anni, quindi 13-14 e 14-15, potrebbero essere anche anni di orientamento, considerando che poi il secondo ciclo di istruzione avrebbe ovviamente una durata triennale. Come sappiamo, attualmente il secondo ciclo di istruzione
è distinto in licei, istituti tecnici, istituti professionali. Secondo me occorrerebbe superare questa divisione così netta, avere diciamo, dei trienni, i quali trienni potrebbero essere organizzati anche sulla base degli orientamenti che sono stati poi individuati alla fine del 15° anno d'età, di modo che si potrebbero avere dei trienni, dei percorsi triennali, in cui ci siano dei percorsi umanistici, dei percorsi tecnici, dei percorsi professionali, senza però l'attuale rigidità. Attenzione, va anche considerato che poi il triennio dovrebbe essere un triennio abbastanza, diciamo, universitario, possiamo dire così, nel senso che le materie non dovrebbero essere tutte quelle che attualmente esistono nei nostri quinquenni terminali. Come sappiamo, vanno dall'italiano, no? Sono 7-8 discipline. Se noi abbiamo un forte orientamento al termine dei 15 anni di età, potremmo avere soltanto quelle 4-5 discipline al massimo che garantirebbero che alla fine del 18° anno di età il diploma conseguito sia un diploma, diciamo, che certifichi competenze realmente conseguite.